Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam from tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts, with fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in store or at hm.com. Tra i commenti leggo il ritorno del Cico più atteso del ritorno di Cristo. Ed effettivamente in questa strofa il cicoria ti dà proprio eh, quell'imprinting che aveva nella calda notte. Sembra un Cicoria in coppia con Noitz. Proprio riparte sulla base, la attacca in un modo vecchia scuola, come ci ha sempre abituato. Anche a livello tecnico, che poi c'è chi dice il Cicoria fuori tempo, zero tecnicismi, quello è il suo stile. Inutile dire che il Cicoria va fuori tempo, il Cicoria rompe lo schema, rompe la metrica. Non ci vuole niente ad andare a tempo, tra parentesi, nel rap, o a fare eh, una metrica basica. E lo sanno fare tutti, lo sanno fare persone che sono al loro secondo brano, figuriamoci uno che ha dieci anni di carriera alle spalle. Questo per dire che dobbiamo iniziare a differenziare una scelta dalle capacità. Ecco, il Cigoria in questo testo eh, contro gli infami, ovviamente, si chiama Infamia, e, e in cui comunque gli infami non sono solo i traditori, sono anche i sbirri chiaramente in, questa, in questo universo. Che, che viene creato e il Cico te l'affronta esattamente come l'avrebbe affrontato dieci anni fa e questo che, che mi piace è questo che colpisce e c'è ah, ecco questa grande differenza con Massimo Pericolo che invece è, mh, viene dalla nuova scuola ovviamente è cresciuto con, con i testi di, di, di cicori e compagnia e questo si sente per carità però onestamente in questo confronto io mi sento che la bilancia è più dalla parte del cico, anche se eh, il mondo attuale, i click, gli stream sono più dall'altra prospettiva, chiaramente per ovvi motivi. Però a fatti concreti io devo dire che Massimo Pericolo, fuori dal disco eh, solista, non mi è sembrato vederlo brillare particolarmente. Anche qui io... Lo vedo che cerca di fare il suo esercizio di stile e ti spara anche due o tre perle perché il ragazzo ha una sensibilità eh, sia personale che artistica da invidiare, eh, ha un vissuto che lo porta comunque ad avere una certa consapevolezza della vita e di certe tematiche e, e quindi di conseguenza la perla te la molla e c'è, ci sono diverse perle in questo testo, però eh, sono... De, delle piccole... Eh, de, dei piccoli lampi di luce in, eh, in, in delle nubi tenebrose, no? Un po' come quando sta arrivando eh, il temporale e c'è il buco in cielo, no? Ecco, a me Massimo Pericolo piace, l'ho sempre proxato, però onestamente eh, già l'ultimo singolo... Beretta mi pare, non, non, non mi è piaciuto affatto. Mi è sembrato un esercizio di stile sterile. Ecco, mi sembra un ragazzo che sta cercando di capire cosa dire, come muoversi, ma che è abbastanza in crisi, come, la, come ha dichiarato lui stesso quando finì il disco: Disse, Voglio smettere di far musica. Ed effettivamente sarebbe stata un'uscita di scena eh, da, 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 da eroe, da, 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 da re. Uno da zero, grande successo. Disco amato da tutti, apprezzato. E poi stop. È chiaro che. Se uno sente l'esigenza di continuare, deve continuare. E così sia, va bene. Però è un massimo pericolo a caccia della sua identità. Ora, al di là dei, con dei concetti e dei contenuti, parlo a livello proprio stilistico. Non, non c'è nulla di particolare nella sua strofa. Soprattutto se la vai a paragonare a quella di Cicoria che invece ha quella rabbia, quell'imprinting, quella... quella fame massimo pericolo che più giovane dovrebbe avere ma che ovviamente non ha perché ha avuto un successo che ha saziato ogni sua sete mentre invece cicoria nonostante l'età ancora sente questo bisogno ancora sente questa questa spinta da dentro nonostante tra l'altro cicoria comunque mh, come persona abbia fatto una grande campagna di sensibilizzazione abbia avuto le sue soddisfazioni personali abbia portato un messaggio positivo per i giovani in più e più occasioni comunque ti affronta la traccia come un ragazzino perché il rap è così il rap comunque si rivolge a un pubblico giovane ha iniziato a farlo che era giovane e racconta un disagio che è forever young e lui lo rispecchia appieno questo discorso che sto facendo quindi tra l'altro, ora, nel, nella traccia completa però, al di là adesso che ho, ho parlato dei singoli artisti, nella traccia completa, questo scambio, questo scontro del vecchio incazzato affamato, del giovane che di fame non ne ha e che ti gioca un po' lì, cerca di fare il suo e sta cercando un po' la sua identità, nel complesso funziona. Cioè, non è solo uno spacca, l'altro spacca e vai, perché l'arte non è solo una competizione, l'arte è un messaggio e al di là di, eh, di come poi effettivamente viene percepito, al di là eh, delle stupidaggini eh, da, da artisti, questa combo funziona, funziona di, di, di brutto, cioè, mh, esercizio di stile, tematica, infami, Parliamo degli infami, facciamo una traccia, vediamo che esce fuori. E la verità è che al di là del concept di base dell'argomento, es escono fuori due mondi, due realtà. Ovviamente, eh, questa è una traccia che eh, può andare a qualunque tipologia di pubblico underground, hardcore, che comunque ascolta il rap, eh, che ama il rap, sia moderno che non moderno. E questa è un'altra eh, skills di questa traccia. Chiude, chiud, chiudiamo, insomma, chiudo dicendo che mi aspetto altre collaborazioni di questo tipo dalla scena e che comunque mi fa molto piacere vedere che Massimo Pericolo, per esempio, che questo giovane pieno di successo, pieno di click, pieno di follower, si... Ehm, Comunque porti il rispetto alla vecchia scuola, e quindi di anche lustro, dando questo featuring a un Cicoria, che invece, nonostante sia eh, popolare, eh, tra le masse di, di, della vecchia generazione, nonostante i dieci anni di carriera e tutto, comunque non è che dici a ah, certi numeri, magari in certi momenti è stato più in hype, in certi momenti un po' meno. Poi ricordiamoci che è stato in gara tanto tempo. Poi è uscito e eh, ci fu doppia n me rimette in sella, insomma, quando feci le, le tracce. Eh, la traccia con eh, Noiz Narcos in Guilty eh, e via dicendo e quindi c'è questo diciamo rispetto da parte delle nuove leve verso la vecchia scuola quella che conta quindi questo mi fa piacere e mi fa piacere anche eh, il fatto che ci sia questo confronto e che in questo confronto a parer mio se dobbiamo parlare di un vincitore per me è il Cicoria proprio non a mani basse ma non perché Massimo Pericolo non sia bravo perché Massimo Pericolo è a caccia un po' della sua identità invece il Cicoria l'identità ce l'ha e magari è proprio questo il suo limite il fatto che lui sia sempre stato questo e l'ha sempre portato il suo messaggio senza eh, troppi fronzoli o troppe stronzate io sono questo e lo porto avanti e questo è un grande merito ma poi a livello discografico un limite e quindi di conseguenza queste due realtà che si mescolano così ci offrono questa traccia che magari non sarà quel traccione che ti pompi tutta la vita, non sarà quel traccione che ti rimane impresso, però ti racconta uno spaccato, te lo racconta bene. E quindi giustamente tu lo ascolti, lo recepisci e non ti passa indifferente. Non a caso è uscita parecchio tempo fa la traccia, io ho deciso di non recensirla, è passato diverso tempo, ci ho pensato, ho detto no, devo parlarne. Ed eccoci qua a parlarne. Quindi... Questo voglio dire che è una traccia che comunque non ti lascia indifferente e nel mondo di oggi, in cui la maggior parte della musica va, viene, passa, una traccia che comunque ti, ti, ti regala qualcosa e col tempo ti porta nuovamente a pensarla, è una grande vittoria.